Amici di Made in Vino, benvenuti. Siamo con l'amico Filippo Buglioli. Assaggiamo un meraviglioso Morellino di Scansano per il mese di novembre. E abbiamo un 2010 da 13 gradi e mezzo, Toscana. Alla vista. Alla vista un bel rosso rubino intenso, sì. Molto molto intenso, infatti anche quel 15% tra Montepulciano e Cabernet lo si nota subito. Ottimo. È un Morellino un po' sostanzioso che ha un po' più di colori del solito. Bei riflessi anche violacei. Assolutamente sì. Il colore intenso. Intenso, un bel rubino e ha già una buona consistenza, si vede quando lo facciamo girare un po' nel bicchiere. Sì, questi archetti belli grossi, belli... Esatto, molto molto interessante. La sensazione di un vino corposo. Bella la frutta del Sangiovese, sì. si sente subito, sì. Cristian. Frutta sotto spirito, è un bel Morellino di carattere. Ciliegia, amarene, si sente un bel frutto rosso, frutto di bosco. Quello che si aspetta da un Morellino, quindi da un Sangiovese. Anche questa buona speziatura, anche denota 7-8 mesi di botte usata bene, la si sente già. Si sente un po' di vaniglia, noterete, qua al naso dell'olio. Caldo questo vino, 13 gradi e mezzo, si sentono tutti, sì. Leggermente tannico, questa tannicità secondo me sparisce non appena ci si mangia, sì. Qualcosa, già armonico, già pronto, perché anche se nel 2010 è già immediato come vino. Sì, direi proprio che il gusto rispecchia il naso e anche e rispetta anche i vini di quella zona, la zona, sì. Di Bolgheri sono sempre molto molto morbidi. Questo è un vino da servire a una temperatura di 14-16 gradi. E direi che come abbinamento potremmo proporre qualche primo a base di carne, una buona tagliatella al ragù della nonna, quella sempre favolosa. Una tagliatella ragù al sugo di carne e magari anche della carne rossa. La carne rossa senza esagerare, diciamo qualcosina di magari carne bianca o carne rossa molto molto giovane. Fantastico. Molto bene. Amici di vino. Sì.